Oggi il Politecnico di Torino e l'Ordine degli Architetti di Torino hanno siglato un accordo attuativo dell'accordo quadro di giugno che riguarda il progetto Polito Studio. È molto importante per noi perché è un esempio concreto di quanto io affermo ed è entrato nel nostro piano, diciamo, strategico del Politecnico che nel fare internazionalizzazione porta con sé il proprio paese, le proprie imprese e i propri professionisti. L'obiettivo è cogliere opportunità per i nostri architetti laddove al mondo si costruisce di più per unità di popolazione, ossia la Cina, ma non sarà solo in quell'ambito, sarà anche nel Sud America, in altre aree del mondo come l'Asia Minore, ad esempio gli Emirati Arabi, dove si sta costruendo molto. Il Politecnico, come sta capitando in tanti paesi esteri, può diventare traino per i propri professionisti. Abbiamo parlato anche di altro, abbiamo parlato di digitalizzazione, quindi portare l'esame di Stato sul digitale, abbiamo parlato di tirocinio ed esame di Stato. Tutti accordi che non soltanto sono accordi per i professionisti, ma credo che sono molto importanti anche per la città dove Ordine e Politecnico vivono. Polito Studio è un nuovo progetto che vuole accompagnare gli architetti di Torino verso occasioni internazionali attraverso le relazioni che il Politecnico ha coltivato da anni. Faccio un esempio particolare che sarà anche il caso pilota da cui si parte, che è quello della Cina, dove ci sono delle specificità, quali il fatto che le università guidano i principali progetti di architettura e di urbanistica. Vogliamo quindi raccontare ai professionisti questo, insieme a loro creare sinergie per partecipare a questi progetti e soprattutto fare sistema in modo da affrontare dei mercati e delle situazioni di ricerca che hanno numeri, risorse e quantità di architetti al lavoro molto più importanti di quelli che singole realtà torinesi possono mettere in campo.